Buonasera e benvenuti alla 27ª puntata di Zona Rosso Blu. Una Pasqua molto serena per la casertana che ha vinto giovedì scorso 4-0 contro l'Acragas, ritornando così alla vittoria e scacciando via tutti i fantasmi e le critiche del passato. Di questo e di molto altro parleremo questa sera in questa nuova puntata. Per il momento però ci fermiamo un secondo e ascoltiamo i nostri sponsor. Via! Noi di Punto Pro siamo una bella squadra, 1200 officine in tutta Italia che si prendono cura di tutti i modelli e marchi di auto con la massima professionalità e convenienza. Vai sul sito puntopro.it e cerca l'officina più vicina a te. Punto Pro, metti a punto la tua auto. Vieni a scoprire le ultime novità del mondo del design a Caserta, Abitare Showroom. Da noi troverai rivestimenti, pavimenti, arredo bagno, sanitari, rubinetteria, accessori e decori per interni. Potrai scegliere tra un'ampia gamma di prodotti la soluzione giusta per le tue esigenze. Vieni a trovarci a Caserta in via Marconi 4, scoprirai le nostre offerte che ti permetteranno di acquistare a prezzi vantaggiosi prodotti di altissima qualità. Sarai assistito da personale qualificato e cortese che ti accompagnerà e ti assisterà nella scelta del prodotto più adatto ai tuoi gusti e al tuo stile. Abitare Showroom in via Marconi 4 a Caserta. Pizzeria La Loggetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze, creative e originali, sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La Loggetta. Grazie per averci preferito. Autoricambi Merola Paolo, 75 anni di storia, di competenza e professionalità. Dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'autoricambi Merola Paolo vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche, elettriche e di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme ed enti. Autoricambi Merola Paolo, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta di fronte alla Cava Moccia. Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al Centro Carni La Scottona. Il Centro Carni La Scottona è attivo nel Casertano dal 1941 e vanta 3 generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del Centro Carni La Scottona, una lunga storia di qualità. Ben ritrovati qui a Zona Rosso Blu, inizio subito col presentare i miei ospiti. Con noi come sempre Armando Serpa, editore di questa trasmissione di Sport Casertano. Buonasera a tutti, buonasera. Con noi anche Pasquale Gallo, redattore di Tutto Casertana. Buonasera. Noi però, prima di entrare nel vivo con i nostri argomenti, leggiamo i risultati e la classifica della 28ª giornata di Lega Pro Girone C come da schermata. Juve Stabia Benevento 0-1, Ischia Paganese 0-2, Matera Martina Franca 1-0, Catanzaro Lupa Castelli Romani 2-0, Casertana Acragas 4-0, Melfi Fidelis Sandria 0-1, Monopoli Foggia 1-3, Catania Messina 2-1, Cosenza Lecce 3-4. Leggiamo anche la classifica che vede in testa il Benevento con 56 punti, segue il Lecce con 55 punti, Casertana e Foggia 50 punti, Cosenza 48 punti, a 45 punti il Matera, 40 punti per il Messina, Fidelis Sandria a 38 punti, 37 punti per la Paganese, 35 punti per l'Acragas, la Juve Stabia a 32 punti, Catanzaro con 30 punti, 29 punti per Monopoli e Catania, 24 punti per il Melfi, Ischia e Martina Fracca a 21 punti, chiude come sempre la Lupa Castelli Romani a 8 punti.
Armando, iniziamo subito a parlare della vittoria della Casertana contro l'Acraga, sul risultato tondo, una prestazione convincente nonostante un'avversaria che ha lasciato un po' a desiderare, non ce l'aspettavamo così assolutamente. Decisamente la peggiore prestazione dell'Acragas dell'era Rigoli, io ho avuto modo di vederla più volte questa squadra, è veramente una squadra che ha giocato in maniera troppo remissiva, grandi difficoltà a impostare un'azione di gioco, evidentemente le assenze si sono fatte sentire, mancava un giocatore importante come Zibert che è un po' il faro del centrocampo, faceva un po' da spola tra il centrocampo e l'attacco. La Casertana è stata brava per la verità a segnare subito, questo è il gol di Giannone, a segnare subito dopo un quarto d'ora con Giannone e poi la gara si è messa in discesa. Per la verità loro hanno avuto anche qualche occasione per pareggiare, però Graniello è stato bravissimo, poi hanno annullato tre gol perché poi comunque l'arbitro aveva già fischiato, quindi non si può proprio parlare di gol annullati. Però ecco, è stata una Casertana dell'era Tedesco, perché non ci dimentichiamo che in panchina c'era Andrea Tedesco, che ha iniziato bene questo trend di partite che poi potrebbero, speriamo, portarci ai playoff. Ecco Pasquale, buona la prima per Tedesco, ma l'importante effettivamente era, al di là della prestazione, vincere, ricominciare a vincere, a correre. Sì, sicuramente, periodo buio questo dell'ultimo mese con mister Romaniello. Tedesco si è ritrovato a gestire questa rosa, che ricordiamo è una rosa abbastanza importante. Prima gara quasi un'amichevole, sembrava la partita del giovedì, sia dal punto di vista degli spettatori, perché come ricordiamo la partita era chiusa ai tifosi, potevano entrare solo gli abbonati. Qualcuno si è tirato anche indietro per solidarietà agli altri amici e colleghi dello stadio, quindi una partita un po' surreale. Come diceva Armando, un Acragas che ha giocato o non ha giocato la peggior partita dell'era del suo nuovo allenatore. Ne è uscita fuori una partita quasi un'amichevole. Un Acragas che non ha mai affondato, tranne un paio di volte, con Di Piazza, che sembrava l'uomo più in forma di questa formazione. E poi niente, ci sono stati questi quattro gol. Forse Armando mi dice di no perché l'ha visto bene, quel colpo di testa di Potenza. Era proprio linea. Ero io che facevo la stretta, quindi la palla non è minimamente... Quindi entrata. Comunque ci sono state anche altre occasioni. Ora ci sta questa trasferta con l'ultima in classifica, quindi la Casertana potrebbe fare altri tre punti, quindi Tedesco inizialmente ha adesso queste due partite un po' sulla carta un po' più semplici, e poi viene il bello perché col Foggia si dovrà veramente far bene in casa per rientrare definitivamente in questa zona playoff. Ecco Armando, era importante dare anche una scossa comunque anche all'ambiente, a se stessi, soprattutto psicologicamente, è stata data sì col cambio dell'allenatore, però dopo le prestazioni comunque di Benevento e contro il Martina Franca, serviva sì una vittoria ma anche quel piglio diverso che non si è visto nell'ultimo mese, nelle ultime settimane. Sì, anche se io adesso non è che devo fare l'avvocato o voglio fare l'avvocato del diavolo di Romaniello, però ecco, l'esonero onestamente ha sorpreso un po' tutti, perché se tu non l'esoneri dopo Matera, non l'esoneri dopo Benevento, poi insomma arriva, è vero a Martina dovevi vincere a tutti i costi, però il pareggio è arrivato in condizioni anche beffarde al 90esimo, anche se c'è da dire che la Casertana per la verità non è che abbia giocato, ha fatto una grande partita che... il pareggio alla fine era anche giusto, però anche per le dichiarazioni del presidente Corvino non le sono forse soprattutto dopo esatto. Quello che aveva comunque dato fiducia, aveva sempre detto non ha senso cambiare l'allenatore quando mancano poche partite. Il problema, se torniamo alle nostre parole della settimana scorsa, l'allenatore non è stato sostituito perché è stato promosso il suo secondo, quindi a questo punto se le scelte sono queste ci fanno capire che
c'era un problema proprio con Romaniello. Non è una questione tecnica, è una questione proprio della persona, perché è rimasto lo stesso staff ed è rimasto Tedesco, che era il vice di Romaniello. Beh, diciamo che tante cose poi non si possono dire per i soliti motivi che conosciamo e conoscete, però che lo spogliatoio con Romaniello non avesse più, come dire, un feeling, e questo ce l'hanno detto in più di un giocatore. È stata data, come dicevi tu, una scossa a tutto l'ambiente casertano. Poi qui non c'è il sonoro, però insomma la squadra è uscita tra i fischi anche con un po' di polemica verso qualcuno. Sinceramente adesso esaltarsi per questo 4-0 all'Agragas, che ripeto, io non riesco a capire dove iniziano i meriti della casertana e finiscono e iniziano anzi i demeriti dell'Agragas, perché veramente è una squadra in grande difficoltà, ma più che altro sembra una squadra in gita. Tu hai titolato l'Agragas in gita su Sport Casertani, in effetti sembrava veramente in gita pre-pasquale, però battute d'arresto così insomma possono accadere, possono arrivare. Adesso bisognerà capire Lupa Castelli, è inutile dire, insomma stanno 40 punti di differenza tra noi e loro, quindi veramente poi sarebbe il colmo se non riuscissimo a vincere. E poi bisognerà capire col Foggia, perché qualcosina magari di diverso l'abbiamo visto. Abbiamo visto un Giannone rivitalizzato, un Giannone che non poteva giocare come seconda punta però, in nessun ruolo. Io lo vorrei rivedere anche in partite un po' più toste come quella del Foggia, perché poi alcune difese ti fanno fare determinati movimenti, altri non te li fanno fare proprio. Ma sicuramente. Anche in conferenza è stato chiaro sulla posizione, sulla situazione. Lui fu chiarissimo, disse nel 4-3-3 posso giocare tranquillamente come esterno destro oppure mi piace giocare tra le linee. Lui 4-3-3 Tedesco non l'ha provato, ha provato questa sorta di 4-3-1-2, giocare Giannone dietro le due punte, e l'esperimento è riuscito, ripeto, sempre tenendo conto che l'avversario era quello che era, però magari si può fare una sorta di prova generale sabato a Rieti contro la Lupa Castelli, per poi vedere realmente la vera casertana, perché penso che sia scontato, insomma l'abbiamo capito tutti, il Tedesco resterà sulla panchina rosso-blu fino al termine, non c'è bisogno di scrivere alle 10 del mattino, alle 13 del pomeriggio, notizie che abbiamo riportato noi venerdì sera, insomma venerdì evidentemente qualcuno pensava a preparare la pasquetta e noi invece abbiamo dato in anteprima la notizia che Tedesco sarebbe rimasto fino a fine stagione. Ecco, secondo voi è la scelta giusta, anche considerati tanti punti interrogativi per il futuro? Pasquale? Scelta giusta? Se ne è parlato già da un mese, perché i risultati altanelanti con Romaniello ci sono stati. Se si sceglieva un allenatore nuovo, un allenatore diverso, comunque necessitava di un paio di settimane minimo per conoscere sia i giocatori, i movimenti e per fare un allenamento un po' più tecnico per spiegare ai giocatori, diciamo, il suo credo calcistico. Con Tedesco invece i giocatori si conoscono perlomeno da 2 anni, è un ragazzo giovane che comunque è stato secondo di 3 allenatori qui a Caserta, quindi Gregucci prima, Campilongo e poi Romaniello, quindi è già cresciuto nell'ambiente casertano, quindi forse la scelta più giusta. Io ho detto, l'unica cosa che non riesco a capire è prima di Tedesco quali erano i problemi, perché se non c'erano problemi tecnico-tattici, allora a questo punto c'era veramente qualche problema con Romaniello dal punto di vista personale, solo questo posso pensare. Sì, probabilmente era così, noi poi purtroppo dobbiamo ipotizzare, perché dopo oltre un mese e mezzo di assenza da Marcianise, solo la scorsa settimana a Singhiozzi siamo riusciti a tornare a Marcianise ad assistere agli allenamenti, quindi non sappiamo poi in quel mese e mezzo in cui poi in effetti la casertana ha perso tanti punti gli allenamenti come andavano. La scelta di Tedesco credo che sia stata una scelta quasi scontata, perché
era inutile proprio, ma veramente inutile andare a accanirsi alla ricerca di un tecnico che avrebbe preteso migliaia di euro, un contratto minimo di un anno e mezzo se non due. Addirittura Pagliari sembra che avesse non tanto sparato una cifra alta, ma avrebbe chiesto addirittura un contratto fino al 2018, quindi alquanto impensabile è insomma, molto al difficile, ma soprattutto non perché, ripeto, un allenatore non lo puoi tenere due anni, ma soprattutto per il fatto che questa società non sa ancora da grande che cosa vuole fare, perché non scopriamo né noi né altri l'acqua calda. C'è un problema evidentemente a livello di futuro, no? tra Corvino, Lombardi e gli altri soci, perché Lombardi ha sempre detto è l'ultimo anno che faccio, che sto a Caserta, è l'ultimo anno che... Poi è chiaro che il campionato si deve ancora giocare, c'è ancora più di un mese che si deve, da giocare, 6 partite, quindi in teoria questa casertana potrebbe ancora raggiungere qualcosa di importante, anche magari solamente attraverso i playoff. Che ci sarà qualche rivoluzione societaria, io penso che sia, non dico scontato, però penso che sia possibile. Però non avendo la sfera di cristallo e non la sfera di Aladino, come disse Gregucci l'anno scorso, non avendo la sfera di cristallo, io non mi posso azzardare a emettere verdetti, perché non ho ancora questo dono di viaggiare nel tempo. Io penso che comunque la casertana, l'obiettivo primario, falso, iniziale, era quello della salvezza ed è stato raggiunto. Non entrando nel merito di affidare la panchina a Tedesco, però io credo che la Casertana il prossimo anno farà la Lega Pro. Beh, io penso che sia proprio scontato questo a costo di farla con la Berretti, però... E quindi io credo che comunque un allenatore giovane, di prospettiva, come è stato poi Romaniello questo di quest'anno, forse si poteva già scegliere. Io ricordo, oppure non so, può darsi pure che nella mente dei dirigenti c'è di affidare a Tedesco anche il prossimo anno, quindi può darsi anche che ma questa vedi, la scelta. A volte il calcio è strano, a me piace fare degli esempi. Si trovò per caso Oddo a guidare l'anno scorso il Pescara nei playoff, a una giornata dei playoff, vinse, non mi ricordo chi, forse con Livorno, vinse 3-0 playoff, riuscì a raggiungere i playoff, Oddo è stato confermato e adesso comunque è un allenatore di Serie B che comunque si è tra virgolette riciclato, ma non sto parlando di Oddo il padre, sto parlando Oddo il figlio, l'ex Napoli e Milan. A volte la carriera degli allenatori inizia quasi per sbaglio, non che il Tedesco sia come dire, un secondo a vita, però essendo ancora giovane magari lui pensava di dover fare ancora altri anni di apprendistato con qualche secondo, però giustamente potrebbe, ecco, a playoff raggiunti la società potrebbe premiarlo e dire tu l'anno prossimo comunque stai con noi e fare l'allenatore della prima squadra, poi chiaro. Come io ricordo poi al contrario, qualche anno fa con il Grosseto del presidente Camilli, che aveva vinto già il campionato, mi pare a 3-4 giornate, litigò col tecnico e arrivò Paolo Specchia, che fece le ultime 3-4 giornate, quindi vinse quel campionato di C1, andò in B e poi mi pare l'anno dopo fece solo le prime 3-4 partite e poi esonerato. Quindi sono scelte della società differenti. Io dico solamente che la scelta della società di prendere, cioè di affidare la panchina di Andrea Tedesco è la scelta più giusta, perché equilibrata forse. Equilibrata, perché comunque lui già conosce, non c'è stato quel trauma di dover conoscere i giocatori, soprattutto non si è perso tempo, perché è vero che Tedesco magari può avere qualche idea diversa a livello tecnico-tattico rispetto a Romaniello e anche a livello di uomini, ma già si è visto, però comunque almeno i giocatori sono già mentalizzati e hanno già un rapporto con lui. Certo, si è proseguito insomma nel lavoro, sì, che aveva iniziato Romaniello. La continuità. Esatto, come ha poi dichiarato anche lo stesso Tedesco in conferenza stampa post partita, che ci ha tenuto a ringraziare Romaniello per il lavoro svolto. Parlavamo quindi di scelte tattiche, il modulo comunque è rimasto invariato, con tante pedine però che sono state messe sotto i riflettori. Abbiamo parlato infatti di Giannone, particolarmente in forma nel ruolo che maggiormente gli compete, e il solito De Angelis, ma anche Alfa Geme, che si è riscoperto particolarmente cinico e importante per questa casertana. Ha sbagliato pochissimo, in differenza di altre volte dove
aveva creato tante palle gol e poi magari se ne segnava solo uno. Invece ha sbagliato pochissimo, è stato molto bravo in occasione del rigore, che con diciamo con freddezza è andato a trasformare. Il portiere Mauro Antonio veramente è stato colpevole sui gol, anche sul gol del 2-0 su De Angelis, ma anche sul gol del 4-0 di Alfageme, e aveva messo anche un assist per De Angelis e poi ha colpito la traversa. Un Luis davvero in forma smagliante, che ecco sembra essere il partner ideale di De Angelis, perché purtroppo Jefferson è ancora squalificato, sarà ancora squalificato. Quindi poi tra l'altro sto Jefferson non ha fatto molto per mettersi in mostra, prima è stato preso, poi si è infortunato, poi si è fatto buttare fuori in maniera assurda, perché non ha proprio colpe, proprio zero, colpe zero. Non so, la settimana scorsa avete fatto vedere, ma sì, le immagini proprio lo scagionano, però purtroppo la prova TV non c'è. Quindi il ragazzo è stato davvero sfortunato in questa sua avventura casertana, avrà altre 5 partite quando tornerà, speriamo che possa essere utile, magari essere decisivo poi nei playoff. Ecco, un peccato magari anche non godere sempre di un negro a pieno regime, Pasquale, anche se l'attacco comunque sta funzionando bene ultimamente. No, sta funzionando bene con Alfageme, ne abbiamo parlato anche diverse volte, anche nel mese scorso forse era quell'ariete lì davanti che mancava, l'attaccante che comunque porta via sempre un paio di difensori, e con De Angelis lì che gli gira attorno perché ha diversi problemi. Però in questo momento, con la mente già al Foggia, io sono più preoccupato per l'assenza di Mancosu che quella di qualche altro giocatore, su Jefferson, o no? Le condizioni ancora di negro non ottimali, perché Mancosu è sempre quel giocatore che a centrocampo ti dà quella qualità superiore rispetto agli altri compagni e ti può cambiare anche la partita. Ecco, prima di parlare dell'assenza in casa casertana, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo i nostri sponsor. Mia! Noi di Punto Pro siamo una bella squadra. 1200 officine in tutta Italia che si prendono cura di tutti i modelli e marchi di auto con la massima professionalità e convenienza. Vai sul sito puntopro.it e cerca l'officina più vicina a te. Punto Pro. Metti a punto la tua auto. Vieni a scoprire le ultime novità del mondo del design a Caserta. Abitare Showroom. Da noi troverai rivestimenti, pavimenti, arredo bagno, sanitari, rubinetteria, accessori e decori per interni. Potrai scegliere tra un'ampia gamma di prodotti la soluzione giusta per le tue esigenze. Vieni a trovarci a Caserta in via Marconi 4, scoprirai le nostre offerte che ti permetteranno di acquistare a prezzi vantaggiosi prodotti di altissima qualità. Sarai assistito da personale qualificato e cortese che ti accompagnerà e ti assisterà nella scelta del prodotto più adatto ai tuoi gusti e al tuo stile. Abitare Showroom in via Marconi 4 a Caserta. Pizzeria La Loggetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze, creative e originali, sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La Loggetta. Grazie per averci preferito. Autoricambi Merola Paolo, 75 anni di storia, di competenza e professionalità. Dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'autoricambi Merola Paolo vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche, elettriche e di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme ed enti. Autoricambi Merola Paolo, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta di fronte alla Cava Moccia.
Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al Centro Carni La Scottona. Il Centro Carni La Scottona è attivo nel Casertano dal 1941 e vanta 3 generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del Centro Carni La Scottona, una lunga storia di qualità. Eccoci qui ritrovati a Zona Rosso-Blu. Armando, vogliamo fare un po' il punto della situazione sugli indisponibili in casa casertana, chi rientra? Sì, diciamo che la notizia è che Rainone non ci sarà, almeno queste sono le ultime che arrivano all'allenamento da Marcianise. Purtroppo il ragazzo ha problemi muscolari e quindi sarà costretto a saltare la Lupa Castelli. D'altra parte l'avversario non è di quelli più ostici, quindi è meglio non forzare e concentrarsi poi sulla prossima. Sicuro, come dicevamo prima, Jefferson salterà la sfida per squalifica, rientreranno invece Bonifazi e Tito dopo il turno di stop, ed è invece tornato in gruppo Mancosu, in teoria sarebbe convocabile, però anche qui potrebbe essere, magari potrebbe andare in panchina per fare numero e poi tornare a disposizione, tornare titolare magari contro proprio il Foggia. Quindi a oggi è un po' anche prematuro ipotizzare una formazione, però io credo che dovrebbe essere simile a quella che ha battuto l'Agragas, solamente che ovviamente non ci sarà Rainone e magari potrebbe tornare Bonifazi con Potenza e poi Idda chiaramente in difesa, quindi potrebbe essere Idda, Bonifazi e Potenza i tre di difesa. Ecco Pasquale, parlavamo con te prima del centrocampo, ti ha convinto il centrocampo? Vabbè, un po' di necessità virtù senza Mancosu, con Giannone dietro le punte, Capodaglio, Agei. Sì, sicuramente. Dopo la partita, stilando un po' tutte le azioni di gioco, andando a vedere un po' le azioni pericolose, avevo notato che comunque in quelle più importanti c'era sempre Agei e c'era sempre Capodaglio. Agei per me ha disputato una grandissima partita ed è ritornato quello di giocatore prima dell'infortunio. Tanta quantità e qualità lì al centrocampo, mentre Capodaglio dopo la sua prima gara, dopo l'infortunio a Benevento, che è un po' così così, pare che domenica abbia giocato molto molto meglio, si vede già la gamba, già il lancio molto bene. Giannone mi è piaciuto tantissimo, però ripeto, io lo vorrei vedere in gare un po' più importanti, perché comunque questi sono giocatori che hanno giocato in giovanili importanti e squadre importanti, quindi li vorrei rivedere nelle partite clou, perché lì poi esce il vero carattere del giocatore, la vera giocata del giocatore. Ecco Armando, su Capodaglio è mancato nel periodo dell'infortunio, anche se effettivamente sta recuperando ora la migliore forma, però è sempre quel giocatore ordinato, comunque un faro sulla mediana. Io vorrei rigiocare la partita con Lecce con Capodaglio, perché quando uscì Capodaglio la Casertana calò. Verissimo. Sarà stato un problema mentale, ma soprattutto sarà stato un problema soprattutto di qualità in mezzo al campo. Con o senza guardaline? No, con il guardaline, nel senso che la giocherei, una partita vera. Una partita normale. Poi lì poteva cambiare la stagione della Casertana. I punti persi in questo girone di ritorno davvero sono tanti e poi tanti, che sono già 10-11 i punti persi di quelli che veramente si potevano ottenere. Quindi non vorrei andare troppo a ritroso, però Capodaglio sta tornando un giocatore che è molto importante per la Casertana, e le partite come quella di sabato servono, innanzitutto vanno messe subito in cassaforte, devi subito 2 gol il primo tempo, devi far capire alla squadra che tra l'altro se perde con la Casertana mi sembra che potrebbe addirittura essere matematicamente retrocesso con una serie di risultati negativi, perché a 8 punti, loro invece la penultima 21. Ne ha 21,
quindi se perde rischierebbe di andare a meno 16 a 5 giorni dalla fine, quindi sarebbe matematico, quindi non illudiamoci che sarà, non si salvano comunque, non si salvano comunque perché non ce la farebbero, retrociderebbero la settimana dopo. Oddio, anche se l'Ischia insomma non è che sa, però non bisogna assolutamente ecco, pensare che si va là a giocare contro la formazione allievi o giovanissimi e quindi si vince sicuro, però queste sono anche le partite per qualcuno per rimettere minuti nelle gambe, magari De Angelis, Alfa Gemme, rimpinguare il bottino, perché poi a voi di tutto Casertano che amate le statistiche, i numeri, sono quelle partite che magari ti possono anche far salire in classifica, nelle classifiche marcatori, nel discorso di gol fatti, subiti, record personale, quindi insomma sono curioso di vedere la Casertana all'opera. Ecco, io per esempio vidi il Cosenza 15 giorni fa e fece un primo tempo orribile, orribile, fu uno 0-0 veramente bruttissimo, perché sembrava che facevano le giocate i giochetti, sì, si è preso proprio sotto gamba, evidentemente negli spogliatoi Roselli li frustò, seppur diciamo virtualmente virtualmente qualche allenatore lo fa, e cambiò la partita, poi segnarono, vinsero 2-0, quindi ecco, io vorrei vedere la Casertana concreta che mette il risultato al sicuro e poi cerca di rimpinguare il bottino, sempre con la massimo rispetto, perché poi nel calcio ci vuole il rispetto, qualcuno non l'ha avuto in passato, però la Casertana lo ha sempre avuto, perché poi a un certo punto ti devi anche fermare, forse la Casertana 6-7 gol li avrebbe pure potuto segnare giovedì, però ti rendi conto che quando ci sono i tre punti già in tasca, infierire su un cadavere è proprio inutile. Esattamente, noi ci fermiamo ancora un attimo, qualche minuto di pubblicità. Eccoci qui ancora a Zona Rossoblu, parlavamo di concretezza, quella che ha ritrovato la Casertana. Pasquale, prima di passare ad analizzare il prossimo turno, la classifica e il girone, volevo soffermarmi su tre gregari rossoblu: Granagnello, Mangiacasale e Pezzella. Sì, Granagnello che ha subito anche lui, ahimè, delle critiche nel periodo buio, comunque è un giocatore di esperienza di una certa età e sono sicuro che è anche merito suo se l'ambiente si è compattato. Giovedì ha fatto una grandiosa partita, l'ho scritto anche nelle pagelle, le poche azioni che l'Agragas ha avuto, le tre occasioni nitide, lui c'era anche in uscita, ha salvato la sua porta, anche se forse il gol non avrebbe poi complicato nulla. Mangiacasale lo conosciamo, l'abbiamo detto per tutta la stagione, si è rivelato forse la sorpresa, il giocatore non dico il più importante, ma sicuramente il più continuo di questa Casertana. Pezzella invece, tornato a Caserta dopo diversi anni, è trovato anche un ruolo molto, molto pieno di compagni, cioè sia Som dopo il mercato di invernale che Tito, che sono due ottimi giocatori, e anche esso si è riuscito a ritagliare uno spazio importante, quindi tre giocatori di assoluto livello. Ecco Armando, quanto è importante, soprattutto in questo momento della stagione, avere un giocatore come Pezzella che ti lega l'ambiente, ancor più poi dopo un mercato di gennaio che ha rivoluzionato tutto. Prendiamo in considerazione anche gli addia, ad esempio, di Rajčić e D'Alterio, che erano comunque due personaggi importanti per lo spogliatoio. Parliamo di un giocatore che ha vinto tantissimo in carriera, più di 12 campionati in giro per il Sud Italia, soprattutto in Campania, un giocatore che ha giocato a tutti i livelli, parliamo di un uomo spogliatoio e anche un giocatore che nonostante l'età, che non è più un ventenne, riesce a dare comunque il suo contributo. All'inizio, quando è stato impiegato, magari ha impiegato qualche partita per entrare in forma, Pezzella l'abbiamo visto invece bene, proprio bene, sia nelle ultime partite ma anche precedentemente, quindi è un giocatore, la Casertana, ecco, un giocatore così, ecco, non può proprio farne a meno, ma attenzione, non farne a meno, deve essere un titolare inamovibile, perché in questa squadra titolari non ce ne sono, visto che ci sono tantissimi calciatori che possono giocare titolare, proprio per lui riesce a compattare, a ricompattare, a tenere anche unito uno spogliatoio che a volte, e ci sono stati anche momenti di tensione,
lui è un saggio, no? Un saggio di questa casetta, ma non un saggio in pensione, un saggio che può dare ancora, credo, tantissimo. E proprio nel cercare di raggiungere i playoff, anche nella gestione di alcune partite, Pezzella può dare una grossa mano ai compagni, ai più giovani, ma anche il resto del gruppo. Quindi è un giocatore che veramente potrebbe essere l'arma in più, il jolly di questa casertà. Assolutamente sì. Pasquale, mi andava anche di analizzare un altro argomento, l'argomento tifosi ambiente, perché l'ambiente comunque è stato abbastanza maturo dopo settimane difficili, dopo i 6 schiaffi di Benevento. Abbiamo ascoltato ancora qualche fischio contro l'Acragas, a dimostrazione che ciò che è successo nel derby comunque non si dimentica, veramente in un pinto spettrale, in una situazione alquanto paradossale, anche se poi i tifosi per fortuna torneranno a Rieti per seguire comunque la propria squadra. Sì, dopo Benevento, ma anche dopo il pareggio di Martina Franca, lo strappo c'è stato, è inutile negarlo, tra la società e la squadra e i tifosi. C'è stato uno strappo che almeno noi speriamo che si possa rimarginare in poco tempo. Dopo questa partita prepasquale ci sono stati fischi, c'è stato un poco di disapprovazione da parte dei tifosi. Il presidente Corvino forse ha voluto dare un segnale ulteriore, infatti ha nominato una nuova persona nello staff, l'abbiamo intervistato, ne abbiamo parlato con Armando negli spogliatoi, proprio una sua persona che può essere da collante tra la società e proprio i tifosi, forse, non lo so Armando, forse anche in vista del prossimo anno. E quindi c'è stato questo riavvicinamento da parte del presidente ai tifosi con questa persona, e speriamo che ci possa essere anche dal punto di vista dei risultati. Anche perché Armando, il presidente l'aveva detto che c'era bisogno di contornarsi di persone fidate in questi ultimi mesi, e quindi ha introdotto anche questa nuova figura, forse anche per questo. Ma lui è una persona, un professionista che lavora con il presidente da tanto tempo, lo conosce, un uomo fidato, io credo che rivestirà anche un ruolo nella casertana del futuro, quindi nella casertana dell'anno prossimo. Abbiamo anche già ipotizzato il ruolo che rivestirà, perché comunque stiamo parlando di una persona molto importante, tenuta in grande considerazione dal presidente, e lo merita, perché stiamo parlando comunque di un professionista del settore, nell'ambito del presidente Corvino. Ma al di là di queste... Però se mi posso aggiungere? Ecco, però non aggiungere troppo. No, a me lui, questa cosa, la cosa in più che mi ha dato rispetto a tutti gli altri, che comunque fanno un lavoro eccezionale, è la simpatia. Ah beh, certo, la cordialità. Verso la stampa casertana. Cioè, come primo incontro è stato un qualcosa di eccezionale. La lingua batte dove il dente duole, perché purtroppo andiamo a finire sempre lì. L'educazione, la cordialità, la cortesia, cioè la stampa, adesso userò un termine un po' forte, può essere un mezzo importante per i giocatori, per gli allenatori, per i dirigenti. A volte invece vengono alzati neanche dei paletti, che sarebbero muri invalicabili, quelli là che si usano per la scuola di polizia per arrampicarsi. E quindi è ovvio che poi la stampa deve andare a trovare qualsiasi tipo di notizie. Quindi è una giusta osservazione la tua, una persona che è subito molto affabile, una persona che l'ho vista che si è messa subito a disposizione, ci ha detto siamo a vostra disposizione qualsiasi cosa, e questo ha creato ulteriormente un clima distensivo, perché comunque nello spogliatoio già c'era, però ha alimentato questa cosa, e a noi della stampa questo non può che far piacere, ovviamente. Ecco, analizziamo anche un attimo la classifica prima di passare al prossimo turno. Vincono le big, vince il Lecce con il Cosenza, la casertana idem non si ferma, il Benevento ugualmente resta lì in vetta alla classifica. È una lotta a due, qualcuno continua a dire che è una lotta a tre, a quattro, ma è una lotta a due. Ormai dire che... sembra ormai due. Sì. Assolutamente, è una lotta a due. E sono curioso di vedere come andrà a finire. Sembra che per forza una squadra giallorossa debba andare in Serie B. Sì, questo sì. Adesso bisognerà vedere chi andrà.
No, siamo stati noi a vedere Juve Stabia Benevento, una piccola delegazione di casertani, tra cui anche ci due voleva, calciatori. Ci voleva. Sì. E dobbiamo dire che il Benevento è apparsa una squadra abbastanza brutta in campo, anzi i tifosi della Juve Stabia si sono un po' risentiti, hanno detto se questa è la squadra che deve vincere il campionato, cioè, proviamo a essere anche noi lì su. E poi quell'evento un po' del 91esimo minuto, quel fallo di mano di un difensore Lopez del Benevento, un rigore quindi netto per la Juve Stabia, non è stato visto dall'arbitro. Purtroppo nei finali di campionato si vedono brutte cose. Io spero sempre che sia qualcosa di non voluto. Che lo possono spero. Decidere poi effettivamente no, le sorti fine, di tante sì. squadre, non solo di quelle che in quel momento stanno giocando. No, perché io poi prendo il cellulare perché ho letto questo focus molto interessante sotto Casertana a firma di Antonio Papale, dove parlavamo sempre del Lecce che era la squadra fortissima in casa, mentre lui ha fatto questo focus e ha visto che il Lecce è la prima squadra in classifica dal punto di vista delle vittorie esterne, quindi ha superato anche il Benevento. Quindi il Lecce in questo momento veramente è la squadra da battere e ricordiamo che alla penultima ci sarà Benevento-Lecce. Quindi il Lecce che è la squadra che fuori casa sta giocando benissimo, chissà come andrà a giocare a Benevento. Si deciderà forse molto lì, Armando. Daremo qualche consiglio ai colleghi di Lecce. Perché... sicuramente. Date con sopravvivenza. Sì, sì, un manuale delle giovani marmotte. Però credo che quello che ci interessa è arrivare nei playoff noi. Noi poi... ci interessa arrivare nei playoff e nell'immediato ci interessa battere la Lupa Castelli Romani, perché poi veramente si aprirebbero scenari apocalittici se non... Perché poi c'è ancora qualche scontro diretto delle altre, c'è qualche partita un po' più difficile. Noi il terzo posto lo possiamo fare e se ci avessero detto che avremmo chiuso al terzo posto ad agosto e avremmo dato del matto, a tutti. Sarei andato a prendere una camicia di forza e l'avrei imbracato. Però a parte gli scherzi, poi è chiaro che è vero che tu dici ma noi agosto ci dobbiamo salvare, ho capito, però poi tu hai fatto una squadra per salire, quindi... Penso che almeno i playoff... Eri prima per tutto il girone di andate perciò, oltre, forse quello è rammarico. Sei stato prima per sei mesi, quindi io credo che a questo punto almeno i playoff da terza, ecco, da anche una delle migliori terze, perché possiamo anche raggiungere uno dei... dipende da voi dai punti, no? Che uno che riesce a raggiungere, possiamo ambire a questa posizione, così poi magari andiamo a giocare a Benevento. No, non ti scontri con la squadra del girone. No, Girone. Dico prima o poi. Ah, la finale. La finale direttamente. Non lo so, vediamo. No, però non lo so se vince il Lecce o Benevento. La finale è andata e ritorno. Sì. Mamma mia. Potresti prendere una delle due, però a parte gli scherzi, se tu arrivi in finale, una delle due arrivi in finale, a parte che una delle due scoppia, chi perde, sì. Benevento Lecce scoppia e quindi non credo che uscirà subito, che se in genere è sempre stato così. Vediamo, arriviamoci prima. Quindi meglio chi arriva da dietro allora? Paradossalmente è meglio arrivare terzi, perché tu sei mentalizzato, cioè nel senso tu batti il Foggia, poi vai a Monopoli, cerchi di prendere il punto, poi giochi in casa con l'Andria, vinci. Ti prepari già mentalmente anche a giocare in un certo modo. È lunga, però ecco, partire dai playoff come terzo posto sarebbe davvero ottimo. Sarebbe un'ottima posizione. Leggiamo anche il prossimo turno, così lo analizziamo con i nostri ospiti. Akragas Martina Franca, Lupa Castelli Romani Casertana, Fidelis Sandria Juve Stabia, Monopoli Cosenza, Benevento Ischia, Messina Catanzaro, Lecce Matera, Paganese Melfi, Foggia Catania lunedì. Ma qui ci sono delle partite, delle basette come chiamano gli scommettitori. Pensavo delle imperfezioni. No, delle basette, Benevento Ischia 1, Foggia Catania 1, Lecce Matera 1. Tu pensi che il Matera non c'è speranza, 15.000 persone sarà un inferno. È vero che il Melfi 15 giorni fa per poco non faceva il colpo, però il Matera fuori casa non ha la stessa grinta, lo stesso carattere che ha in casa. Foggia Catania, il Catania morto. Quasi poi Foggia comunque, oddio, in questo caso forse quindi Catania, però è una schedina già fatta, è una schedina già fatta. Casertana 2, Monopoli Cosenza X2 e poi il resto, poi tutte partite per particolari. Agragas io qui vedo 1, però qui non è che stiamo dando la bolletta, non è che stiamo andando alla bolletta, stiamo dicendo semplicemente come andranno le cose. Per esempio Paganese Melfi è una partita che
E non mi giocherei mai perché Paganese salva, a me si deve salvare, ditemi voi come può finire. Molto aperta. Veramente può succedere di tutto perché è da tripla. E secondo te Benevento Ischia a questo punto... No, Benevento Ischia non lo devono proprio quotare. No, io non discuto il segno di schedina. Altro? Parlo di altro. E altro potrebbero addirittura fare sette... Allora, in teoria... Perché io ormai sto vedendo in Lega Pro quest'anno... Il famoso altro, sì. Questi tanti gol. In teoria, giocati. Visto che Benevento ha vinto 6-0 con la Casertana è nettamente superiore rispetto all'Ischia. L'Ischia potrebbe anche perdere con 7-8 gol di scarto. Non perderà. Se io pronostico un over a 3,5, quindi che non superino i 4 gol, perché poi il Benevento non ha nulla da dimostrare all'Ischia. Quindi magari sul 2-0, 3-0 si ferma la partita. Però è uno fisso proprio. Mi gioco tutta. No, mi gioco la macchina, macchina. Mi gioco la macchina che non è neanche di mia proprietà. Io me la gioco tranquilla. No, a parte gli scherzi, non mi gioco niente perché non siamo addetti ai lavori, non ci giochiamo niente. Però sono partite che, cioè, signori, se non escono questi risultati questa domenica è un campionato che campionato è? Fanta Lega Pro. Fanta campionato. Fanta Lega Pro, perché non è possibile. Esatto, tornando invece un attimo in casa nostra, che Casertana vi aspettate come atteggiamento tattico, mentale, Pasquale? Ti aspetti qualche cambiamento nell'undici titolare? Sì, più o meno mi aspetto gli stessi giocatori, togliendo quelli che Armando ha già elencato, che non saranno comunque disponibili, mi aspetto più o meno lo stesso modulo di gioco, mi aspetto la riconferma di Giannone per vedere dietro le punte come si muove, ancora per studiare ancora qualche movimento. E poi, come diceva Armando, l'importante è spianare la strada, quindi trovare da subito il risultato. Poi il secondo tempo, se già sei sicuro, diciamo, di aver vinto, puoi tentare in vista della gara col Foggia delle soluzioni un po' diverse. Bene, quindi soprattutto Armando, quel ritrovato cinismo per puntare poi al filotto, perché è quello che serve, la continuità, sì, ora, fino sì, alla fine. Sì, ma tu ti puoi anche permettere di andare a pareggiare a Monopoli e poi cercare di battere l'Andria. Sono partite che tu puoi tranquillamente, sono alla tua portata. E poi le ultime con Paganese e con Messina. Paganese l'ultima. Mi sembra che è l'ultima. Quindi la Messina è la penultima. Quindi sono partite con calendario con non malvagio, sì, insomma. Sì, sì, ma sono... Perciò dico, le ultime tre in teoria sono partite che 9 punti le puoi fare, perché Messina e Paganese non avranno nulla da chiedere a questo campionato, nonostante poi qualcuno vorrà. Tranne credo che sia Cunzi che dico qualcuno Caccavallo, vorrà, qualche tifoso lo sta aspettando. Come al solito, tifoso lo sta aspettando, però gli stessi Cunzi e Caccavallo con molta, come dire, spavalderia dissero non ti pensare, venga a Caserta, venga a segnare il 20° gol. Tu devi ancora arrivare a 15, quale 20 gol vuoi fare? Ma a parte Caccavallo e Cunzi, perché chiaramente loro vogliono dimostrare, del sì, vabbè, ma loro vogliono anche dimostrare che la Casertana e Caserta hanno sbagliato a non puntare su di loro. Però c'è anche da dire che loro a Caserta non è che abbiano chissà fatto cosa, quindi se tu non rendi, ecco, è una cosa di lavoro, se tu non rendi vai via, cioè se io non rendo e sbaglio a scrivere gli articoli, Sport Casertano me ne caccia e Telebrio non mi fa fare più le trasmissioni, è semplice, no? Esattamente, noi siamo in chiusura, ringrazio ovviamente i nostri ospiti, Armando Serpe. Grazie, ci vediamo sabato a Rieti per Lupa Castelli Casertano. Pasquale Gallo. Grazie, buonasera. Mandiamo un saluto anche a Raffaele Veccia, che oggi non è potuto essere qui con me alla conduzione. Ringraziamo i nostri sponsor come sempre. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo e la replica domani alle 15. Alla prossima. Via! Noi di Punto Pro siamo una bella squadra, 1200 officine in tutta Italia che si prendono cura di tutti i modelli e marchi di auto con la massima professionalità e convenienza. Vai sul sito puntopro.it e cerca l'officina più vicina a te. Punto Pro, metti a punto la tua auto.
Vieni a scoprire le ultime novità del mondo del design a Caserta, Abitare Showroom. Da noi troverai rivestimenti, pavimenti, arredo bagno, sanitari, rubinetteria, accessori e decori per interni. Potrai scegliere tra un'ampia gamma di prodotti la soluzione giusta per le tue esigenze. Vieni a trovarci a Caserta in via Marconi 4, scoprirai le nostre offerte che ti permetteranno di acquistare a prezzi vantaggiosi prodotti di altissima qualità. Sarai assistito da personale qualificato e cortese che ti accompagnerà e ti assisterà nella scelta del prodotto più adatto ai tuoi gusti e al tuo stile. Abitare Showroom in via Marconi 4 a Caserta. Pizzeria La Loggetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze, creative e originali, sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La Loggetta. Grazie per averci preferito. Autoricambi Merola Paolo, 75 anni di storia, di competenza e professionalità. Dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'autoricambi Merola Paolo vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche, elettriche e di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme ed enti. Autoricambi Merola Paolo, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta di fronte alla Cava Moccia. Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al Centro Carni La Scottona. Il Centro Carni La Scottona è attivo nel Casertano dal 1941 e vanta 3 generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del Centro Carni La Scottona, una lunga storia di qualità.